La di Big Bubble, decisamente. Nuovissimo video, oggi video unboxing. Non so come faremo. Ho fatto degli acquisti in questo periodo, voglio mostrarveli tutti. Ci sarà abbigliamento, ci sarà make-up, ci saranno un po' di cosette così. Ho fatto anche qualche regalo, però non ve lo farò vedere, così non spoileriamo nulla. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi subito, attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei video. Giù nell'info box avete tutti i miei link di Instagram, di YouTube, eccetera, eccetera. Quindi, per favore, se vi piacciono i miei video e se volete che io continui a farli, supportatemi, iscrivetevi, attivate la campanella. Bene, detto questo, iniziamo. Allora, ho diverse buste. In realtà ne manca una che è di Jennifer, però non c'è perché non c'è. Abbiamo Wacom, abbiamo Sephora e abbiamo Stradivarius e abbiamo anche Jennifer. In realtà Jennifer l'ho acquistata la settimana scorsa, quindi non ho la busta con me. I capi, cioè gli oggetti nell'armadio, ma comunque ve li farò vedere. Allora, quindi iniziamo con Jennifer. Allora, da Jennifer ho acquistato questa maglietta qui, che è una magliettina bianca in lana, però se l'allargate e lana elasticizzata, comunque è un po' traforata, quindi potrebbe, vedete, far freddo. Io vi consiglio di mettere una magliettina o una canottiera da sotto, come ho fatto io. Mi piace tanto perché va a delineare il fisico. Ed è questa qui. Sempre da Jennifer, ho acquistato questa gonna. In realtà io ho preso la S. Ah, scusatemi, non ve l'ho detto. Della maglietta ho preso anche la S. Allora, ho acquistato questa gonna qui in taglia S, però a me è un po' larga, quindi ho messo la cinta. Ha delle tasche davanti e una fila di bottoni che si apre praticamente tutta. Mi piaceva molto, non avevo una gonna nera e ho deciso di acquistare questa. È in camoscio, se non erro, sì. E niente, a me piace molto perché io ho un po' un sedierino prosperoso, di conseguenza quando cammino non si alza, mi piace per questo, in realtà l'ho comprata proprio per questo, io ho questo problema con le oggi vedrete un po' tutta la mia stanzetta. Allora, ho preso questo cappotto sempre nella taglia S, tipo Teddy, no? Quindi morbido. Si presenta in questo modo, è questo color camello chiaro ed è un mega cappotto ed è anche molto 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 caldo. Ha due tasche laterali e due bottoni, uno qui e l'altro qui. A me piace molto, soprattutto perché è molto 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 caldo. Capo che ho acquistato da Jennifer la settimana scorsa è questo vestitino qui, è un vestitino tutto aderente con un collo basso a giro, manica lunga, è un tessuto abbastanza caldo devo dire ed è diciamo a costine credo si chiami. La taglia di questo vestito è la S. E a me va abbastanza bene, non posso lamentarmi, insomma. Un po' di pancia, ora direi che possiamo andare con Stradivarius. Allora, da Stradivarius ho comprato questa gonnellina qui e questa maglietta. Allora, il prezzo della maglietta è 19,99 ed è lo stesso prezzo della gonna. Sono entrambe S la maglia
ed essa è la gonna. Allora, la gonna ha una cerniera laterale che arriva fino fin qui più o meno. In vita è un po' larga, questo elastico dietro, e mi va bene, mi piace, perché se dovessi stringerla riesco tranquillamente a farla stringere tramite questo elastico dalla sarta. Mi piace perché è un modello rigido con queste pieghette qui, e quando cammino, sempre per quel problema del mio fondoschiena, non si alza la gonna, quindi rimane bella tesa. La maglietta mi piace, è un verde menta, ma un verde menta abbastanza tipo pastello. Mi piaceva, l'ho comprata, è molto calda. Non so se metterla da fuori o da dentro, sinceramente, ma comunque non cambia molto. Non cambia molto, in realtà. Mi va bene anche da fuori. Passiamo al secondo look. Allora, passiamo al secondo look. Allora, questo qui l'ho pagato 29,90. Ed è la taglia S, come sempre. E poi c'è questo pantalone che adesso vi faccio vedere meglio, taglia 36. In questo momento io comunque indosso i collanti, il pantalone mi va abbastanza bene. Ho voluto prenderlo 36 e non 34, perché 34 sarebbe stato troppo aderente. Lo preferivo 36, un po' morbido sul davanti e sul di dietro. Ok, allora, questo qui è il pantalone, come potete vedere è a zampa sotto. Mi è piaciuto tantissimo, non so perché, anche se in realtà io un pantalone a zampa ce l'ho già, ma questo non so perché mi è piaciuto particolarmente e ho deciso di comprarlo. Nulla di quello che ho comprato era saldo, brava Doriana. Io spero che soprattutto voi riuscite a sentirmi e a vedere bene il pantalone, insomma. Comunque sì, avete tutti i link nell'info box di tutti i prodotti, insomma. Io direi di passare all'ultimo outfit. L'ultimo capo è questo cardigan qui, che io sinceramente ho deciso di abbinare con una magliettina nera. In questo momento non ho la magliettina nera, ne ho una bianca che sarebbe la mia canottiera, però per darvi l'idea, questo qui è il cardigan che ho scelto, sempre taglia S. Questo qui l'ho pagato 13 euro, è molto morbido. Ha questi tre bottoncini qui, mette tantissimo in risalto il vostro décolleté e lo potete portare anche un po' sbottonato se ovviamente avete da sotto una bella magliettina nero di pizzo, un bel reggiseno, insomma, come voi preferite. Adesso io direi che mi rivesto, quindi con il mio outfit giornaliero, e passo a farvi vedere il resto degli acquisti, quindi ci rivediamo tra un secondo. Ok ragazzi, siamo ritornati dalla postazione standard, io direi di proseguire con Wycon. Allora, io ho un regalo e non posso farvelo vedere, non posso fare spoiler. Ho comprato, allora, ho comprato due tinte labbra matte e una matita contorno labbra waterproof. La matita l'ho pagata 6,90, mentre i due rossetti li ho pagati 6,90, però uno l'ho avuto in omaggio, perché a Wycon c'è una promozione che se acquisti tre prodotti, uno lo hai in omaggio. Ovviamente hai in omaggio quello che costa meno e paghi quelli che costano di più. Quindi io praticamente ho pagato il regalo, la matita e una tinta labbra. La seconda tinta labbra l'ho avuta in regalo. Facciamo degli swatches veloci. Allora, questa qui è la Wonderproof Lip Pencil 126 Deep Nude ed è questa matita qui. Ora ve la swatcho. Vi faccio vedere un po' la sua colorazione.
è questo colore qui. Non è quella che indosso in questo momento. È un marrone, un mattone. È praticamente un vero e proprio mattone, però è un bel mattone, un bel nude, diciamo. Abbinata a questa matita, ho comprato la 122. Questa tinta è la Pastry Pink Liquid Lipstick. E l'apriamo insieme a voi. Si presenta in una scatolina in questo modo. Ok. Buon odore. Ora lo sbocciamo insieme. Perfetto per tutti, tutti i giorni. Io sono in fissa con i nude. Allora, vedete che comunque assieme stanno abbastanza bene, se non benissimo. La matita è leggermente più scura, hanno più o meno lo stesso sottotono. Mi è piaciuto tantissimo questo duo. E la seconda tinta labbra invece è la 121. Questa qui invece è la Sugar Hug. Sarebbe un abbraccio di zucchero. È della stessa linea, ovviamente, ed è un pochino più marroncina rispetto all'altra. E si presenta praticamente così. Ovviamente queste qui adesso sono liquide, però tra un po', si asciugano. Ok. In questo modo potete benissimo vedere che questo colore qui è un rosa, un color carne. Questo qui invece è proprio un marrone. Li ho acquistati tutti e due perché mi piacevano tantissimo come nude e stanno secondo me bene anche con questa matita qui. Ovviamente sta meglio il 122. Forse per il 121 ci dobbiamo trovare un'altra matita. Comunque sia, questi sono gli swatches di questi tre articoli. Io direi che possiamo passare sicuramente al pacco di Sephora. Allora, il primissimo prodotto che vi vorrei far vedere di Sephora è quello che, cioè, io dalla quarantena, da quando è uscito questo prodotto. Ah, ragazzi, me lo sono sognata di notte, cioè, credetemi. Non potevo non comprarlo. E stiamo parlando del cofanetto di Armani. Sono felice. Allora, il cofanetto contiene il profumo, questo qui è da 30 ml, e un profumo, diciamo, da borsa. Questa linea qui ha la possibilità di farti ricaricare il profumo, come loro vendono, mi sa, un 125 ml, un 150 ml, in una confezione non in questo modo, dove tu puoi tranquillamente comprarla e ricaricare la tua boccettina del tuo profumo, insomma, ovviamente è lo stesso profumo, cioè io vi faccio vedere il profumo. Allora, ragazzi, questo qui è il profumo. È rosa, sicuramente per via delle fragranze che ci sono all'interno della sua composizione. Il tappo è blu, è un blu elettrico che sinceramente non riesco a farvi vedere in fotocamera, non so perché. Il tappo ha questa forma strana, non so perché, tipo pietra. Forse va a richiamare sempre le caratteristiche del profumo, cioè come appunto è stato creato, insomma. Allora, io ho pagato questo kit 59,60, già scontato, e credo di aver avuto uno sconto ulteriore su tutto di circa 6 euro, quindi vabbè, più o meno saranno stati un 58 euro. Questo secondo me è uno dei migliori autoregali che una donna o un uomo può farsi, perché secondo me regalarsi profumi significa davvero davvero volersi bene. Questo profumo mi rispecchia, per me ha un significato molto 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 forte, regalarsi il profumo. E ovviamente io me lo sono autoregalata. Andiamo avanti.
andiamo avanti con un altro prodotto. Beh, io ho fatto anche due regali, quindi da Sephora, che ovviamente non posso dirvi cos'è. Io non so se qualcuna di voi l'ha provato, io sono fuori di testa a comprarlo, questa cosa era praticamente inutile, io sono entrata dentro Sephora, volevo sì il profumo, ma in realtà cioè non mi serviva a niente, io ho comprato il profumo per farmi un regalo, cioè avevo tutto, fondotinta a buttare, cioè paletto, tutto, non sapevo cosa comprare. Ho detto ma cosa, ma devo uscire soltanto col profumo o con i regali? No, ovviamente, e ho deciso di comprare questo qui. Allora, questo qui è praticamente di Too Faced, è un Instantly Sexy Lips, è praticamente il questo, non so, tipo balsamo che ti fa le labbra più grandi. Da The Big Bubble, decisamente. Questo farà malissimo. Questo prodotto io l'ho praticamente pagato 14,40 euro. L'ultimo prodotto che vi volevo far vedere, che come Y con Sephora ha fatto questa cosa di prendi tre e paghi due, mi sa, io ho acquistato, cioè mi hanno dato in regalo questo qui che era il meno caro, un semplice sapone per le mani, mi piaceva la confezione però quindi l'ho comprato. Comunque sia, questi sono tutti gli acquisti che io ho fatto, scusatemi per la durata del video infinita, io spero che il video vi sia piaciuto dall'inizio alla fine, se avete qualche consiglio, qualche recensione da fare, scrivetela tranquillamente giù nei commenti, io vi mando un grandissimo bacio, io spero tantissimo che il video vi sia piaciuto perché io mi sono divertita tantissimo e ci vediamo sicuramente in un prossimo video.